Ciao a tutti, in questo video parliamo di elezioni europee, non voglio tirar fuori il solito discorso europeisti contro sovranisti, eh, più che altro vorrei mettere in tavola qualche riflessione appunto sulla situazione attuale che è veramente imbarazzante. Allora, iniziamo. Per chi vuole partecipare, le elezioni europee si tengono appunto dal 23 al 26 maggio però appunto solo il 26 maggio ci sarà eh, appunto lo, lo spoglio. Quindi partirà il 26 maggio dalle 23, e eh, appunto non, non voglio parlare di, di partiti, ognuno può tranquillamente rimanere con la propria convinzione, non è una cosa che mi appassiona e eh, mi interessa. Eh, quello che appunto volevo farvi notare è come, nonostante la Brexit, eh, appunto eh, il Regno Unito parteciperà a queste elezioni e eh, appunto a livello di seggi conta tanto quanto l'Italia. Quindi eh, è incredibile come un paese eh, così eh, apertamente contro l'Unione Europea partecipi a questo turno elettorale. E, e quindi che dire eh, attualmente nel Regno Unito il Brexit Party è al primo posto col 30% quindi eh, far entrare nell'Unione Europea un paese così eh, euroscettico è un po' come attivare l'autodistruzione di, di questo ente sovranazionale e altre cose mh, perché eh, l'Unione Europea ma uh, diciamo, la situazione globale è abbastanza ovvia. Uh, il, la gran parte del PIL viene prodotto appunto da tre blocchi geografici che sono appunto Stati Uniti, uh, Unione Europea e Cina, uh, però l'Unione Europea, a differenza degli Stati Uniti e uh, della Cina, appunto è molto frammentata ancora. Non, uh, non abbiamo un confine definito, non abbiamo appunto tutti la, la stessa moneta all'interno dell'Unione Europea e eh, sostanzialmente ogni paese prende un po' le cose alla carte come, come gli pare e ehm, è interessante vedere come allora questa qui è l'Unione Europea che appunto è formata da uh, un po' di stati che sono questi e eh, come vedete non è l'unione geografica ma ci sono alcuni stati che appunto sono delle eccezioni che non partecipano all'unione europea poi c'è eh, l'area di Schengen dove appunto sono stati annunciati alcuni paesi eh, come la Croazia la Romania e la Bulgaria e Cipro che entreranno successivamente quindi questa qui è l'unione appunto del, dei confini e ehm, questa qui è invece è l'eurozona, quindi l'unione monetaria dei paesi che hanno aderito all'euro e eh, c'è ancora un altro contenitore che appunto è eh, eh, l'area di Schengen ma la, la cosa che vi voglio far notare è che appunto spesso si parla di Europa però in realtà ci sono tante Europe, normalmente noi parliamo... Di Europa Eurozona che sono i paesi che, che hanno appunto la, la valuta Euro. Eh, tuttavia ci sono altre entità, alcune all'interno dell'Eurozona, come l'Assemblea Baltica, il Benelux, eccetera, e, eh, e poi appunto c'è questa geometria variabile, nel senso che alcuni paesi hanno degli accordi speciali, per esempio eh, il libero scambio mh, tra eh, Regno Unito e Irlanda, eh, così come altri paesi che appunto fanno parte dell'unione doganale, ma non fanno parte appunto delle, degli altri eh, diritti e, e doveri del, dell'unione. E, e questa situazione secondo me è quella che ha portato un po' all'incancrenimento di, di questa situazione, perché. Secondo me le persone non hanno ben chiaro di quante sovrastrutture burocratiche ci sono e quindi è difficile capire se una certa scelta è stata presa a quale livello, perché obiettivamente anche per me questa cosa è eh, allucinante vedere che ci siano così tante sovrastrutture eh, da, appunto, da, da pagare, da coordinare e quant'altro. Eh, però, appunto, eh, una cosa che eh, Trovo abbastanza interessante è eh, capire come mai siamo arrivati a questo punto. Ovvero come è possibile che un paese come l'Italia, che era uno dei più eh, a favore dell'Europa, dell'euro, dell'integrazione, eh, siamo diventati a essere uno dei paesi più anti-Europa, anti-euro. A parte la, la situazione economica attuale, però, secondo me questo inizio di disgregazione è partito molto tempo fa, nel senso che come potete vedere in questo grafico, eh, Italia, Austria, eh, Malta, Slo Slovenia, Portogallo, Francia e Spagna eh, come dire, avrebbero potuto creare un qualcosa di, di più unito, quindi con appunto, esercito comune, eh, moneta comune e regolamenti ancora più omogenei. Eh, però eh, questa cosa qui si è interrotta e non, non si è interrotta adesso, si è interrotta eh, secondo me già dal 2005, quando c'è stato il referendum eh, appunto in Francia sulla Costituzione europea. Eh, la maggioranza dei francesi ha eh, bocciato un'integrazione più forte. E eh, secondo me, qui è stato veramente l'inizio della fine, nel senso che. Eh, si sarebbe potuto fare questo referendum perlomeno all'interno di, di questi paesi che ho nominato prima e quindi i paesi che ci stavano si andava per un'integrazione più forte e, e gli altri che, che non ci stavano uh, stavano fuori cioè molto, molto semplicemente è, è più semplice gestire uno stato o un qualcosa di sovranazionale che ha un confine certo, un esercito comune regolamenti comuni e eh, appunto una moneta comune questo non è stato e secondo me questo è stato l'inizio della fine però mh, mi piacerebbe sapere anche la, la vostra opinione su, su questa cosa e eh, l'altro punto che trovo veramente imbarazzante è che eh, non, uh, no, non si è mai capito se questa unione europea fosse, sarebbe diventata un'unione di regioni europee o una unione di, di stati europei e quindi, anche tutte le situazioni di frammentazione che abbiamo, come eh, la Scozia nel Regno Unito e eh, la Catalogna all'interno della Spagna, eh, normalmente queste cose vengono trattate come temi interni. però eh, come dire, se da una parte vogliamo aumentare l'integrazione, forse ha più senso fare un'Europa delle regioni che non un'Europa degli stati. Eh, di fatto, questa qui è eh, una situazione di stallo. La alla fine di queste elezioni molto probabilmente eh, avremo delle persone che eh, appunto non, non vogliono più andare avanti con, con questo tipo di sistema e il fatto di non volere qualcosa non significa di volere qualcosa e quindi eh, ci saranno paesi che vorranno rimanere nell'euro altri che vorranno uscire altri che vorranno l'unione appunto dell'immigrazione cose, cose di questo tipo e sicuramente non, non sarà più uh, l'Unione Europea quella degli Erasmus, degli Interrail che eravamo abituati a conoscere, perché appunto se tornano uh, i confini, eh, appunto, non, non è più la, la stessa cosa. E, e per concludere, eh, visto <ride> che di Europa si, si parla spesso, ma ci sono anche delle cose meno conosciute. Nel 1929 jo Joseph Archer, anche lui all'epoca si era inventato un token chiamato Europa e voleva basare questo token uh, non sul valore dell'oro come si usava a fare all'epoca, ma uh, sul valore del lavoro. E quindi, appunto, uh, già all'epoca si facevano i token senza avere la blockchain. Questa era una piccola curiosità. E che dire, vedo veramente la, la situazione ancora molto ingarbugliata. Fatemi, sempa, eh, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di come evolverà questa Unione Europea, se ci sarà ancora, se volete tornare al token lira o volete andare più verso un'economia eh, globale. E che dire vi saluto e vi posso solo dire che eh, chi non conosce la storia è condannato a ripeterla. Ciao a tutti e ci vediamo in un altro video.